Radio Start, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltici. Vai, vai. Starati ascoltando Antena Roma 1. Ascolta Radio Vacanze, con noi ti sembrerà sempre di essere in giro per il mondo. Settimanale, quello sempre dedicato ai vini selezionati, ai vini consigliati, in questo caso ai vini che si potrebbero anche approcciare sempre di più a questi giorni prossimi, quelli dedicati appunto all'amore, a San Valentino. E allora San Valentino con Maso Martis, due interpretazioni di rosé per lui e per lei. Il rosa Rigno. San Valentino è d'obbligo, almeno nel calice. Maso Martis, la prestigiosa maison spumantistica trentina, propone ben due versioni di metodo classico Trento Doc Rosé: il 100% Pinot Nero Extra Brut Rosé 2019 per lei e il Monsieur Martis Brut Rosé 2017, 100% Pinot Meunier per lui. È dedicato ed elegante, anche energico e avvolgente, dotato di un'espressività fuori dal comune, sembra la descrizione dell'uomo dei sogni. Invece stiamo parlando dell'Extra Brut Rosé 2019 di Maso Martis, Rosé de Noir, vero e proprio elogio al Pinot Nero. Al naso fragoline e mandarino, dando freschezza alle note pepate e lievitate, a cui si aggiunge un tocco di erbe aromatiche, mentre al sorso le note di arancia e pompelmo giocano con i sensi e il palato, in un tourbillon di setosa effervescenza e un finale fresco e minerale. Un metodo classico di notevole carattere, che interpreta fedelmente lo spirito dei grandi rosé, teso e verticale, strutturato e profondo, ideale per chi ama gli spumanti intensi e ricchi. Perfetto per essere degustato in abbinamento a risotti con crostacei e guazzetti di pesce, con un trancio di salmone al forno o con carni bianche delicate. Un bacio speziato e vellutato è invece quello che si riceve dal Pinot Meunier, vitigno famoso per dare vita a spumanti delicati, rotondi e più fruttati, con una leggera nota vegetale e un'acidità più marcata rispetto ai rosé de noir da Pinot Nero. Così Monsieur Martis 2017, 100% Pinot Meunier, dello splendido colore rosa con riflessi aranciati, una permanenza sui lieviti di almeno 48 mesi che regala struttura, profondità, volume e un perlage cremoso. Al naso sprigiona un inebriante bouquet di lamponi, piccoli frutti rossi croccanti, ciliegia, arancia amara, toni minerali e un originale tocco speziato, sentori che si ritrovano al sorso, dove è sapido, fresco e persistente. Un metodo classico anche in questo caso, che cerca di far esprimere al massimo l'unicità del vitigno e dell'annata, ideale in abbinamento a crudité di pesce, crostacei, fritture di pesce e carni bianche. Beh, e invece adesso dal Trentino troviamoci, anzi rimaniamo con i nostri piedi sulla costa toscana, dove Biserno è un grande vino per un grande amore, maestoso taglio bordolese, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot. Biserno di tenuta Biserno è un'eccellenza da intenditori, dedicata a chi ama i grandi rossi della costa toscana, che riescano a coniugare la tipicità del luogo con le caratteristiche varietali dei nobili vitigni bordolesi. Elegante e avvolgente, si presenta nel calice di un rosso rubino intenso e al naso esprime note aromatiche precise e sfaccettate, con rimandi di mirtilli, ciliegia, prugne disidratate. Il sorso è ricco e pieno in persistenza, di ampia morbidezza e fine struttura tannica, a prova della grandezza di questa bottiglia. Si accosta magnificamente a secondi piatti importanti a base di carne e cacciagione, da provare con il cinghiale alla cacciatora. È il vino omonimo e rappresenta il simbolo identificativo di tenuta di Biserno. Nato come classico taglio bordolese, le uve provengono dai vigneti più vocati per il suo blend, allevate a cordone speronato. Il risultato è un vino notevole che nasce da una combinazione di caratteristiche che si trovano raramente: finezza, eleganza, complessità, densità, intensità, lunghezza e freschezza. Prodotto da uve Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot in parti uguali, con una piccola aggiunta di Petit Verdot. Dopo aver degustato virtualmente i vini appena presentati, brindiamo all'amore, alla giornata che lo caratterizza, perché ogni giorno dovrebbe essere evocata a questo nobile sentimento, unendolo al rispetto ed alla comprensione. Pensando anche appunto a queste parole e alle parole soprattutto citate da Susanna Tamaro, che dicono: tra la nostra anima e il nostro corpo ci sono tante piccole finestre, da lì, se sono aperte, passano le emozioni, se sono socchiuse, filtrano appena. Solo l'amore può spalancarle tutte insieme e di colpo, come una raffica di vento. Gustosa settimana a tutti voi. Siamo quello che siamo,